Amiche ed amici di Telegolfo RTG, buongiorno e buona domenica. Un saluto da Vito Coppola dell'Esterna 3, coordinata da Nicola Dell'Anno, stadio Antonio Riciniello di Gaeta, tredicesima giornata di promozione laziale, girone di Mistral, città di Gaeta contro Arpino. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Vincere per gli uomini di Parisella è quasi un imperativo per rispondere alle due sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare i gialloblu in classifica ad un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Se la sconfitta interna contro il Real Cassino era stata del tutto immeritata, quella contro Litri di domenica scorsa per 4-0 è stata una sonora batosta da cui è necessario rialzarsi. Andiamo alla lettura delle formazioni con la Mistral, che quest'oggi giocherà con i consueti colori giallo-blu, pantaloncini blu, calzettoni blu. Schiera in campo Caso tra i pali di Franco Bernisi, Vitale, Pannozzo, Fortunato, Fiore, Giunta, Parasmo, Fanelli e Di Trocchio. In panchina mister Alessandro Parisella porta con sé Dinca, Casaburi, Castigliocaro, Di Russo, Monforte, Di Florio e Siniscalchi. Risponde l'Arpino in completo bianco-rosso, pantaloncini rossi, calzettoni dello stesso colore, vale a dire rossi, con Zola tra i pali, Gabriele, Merolle, Cola, Francesco, Raponi, Porretta, Forlini, Cela, Bianchi, Protano e Scappaticci. In panchina mister Gallone porta con sé Rea, Sefrodi, Galante, Fiorini, Mastroianni, Piacenza e Parisi. In netto ritardo sono passate le 11.30, da più di 10 minuti già c'è stato uno spostamento voluto dalla questura di Latina su segnalazione del commissariato di polizia di Gaeta, perché essendoci solitamente delle partite delle giovanili prima delle gare delle 11 essendoci la necessità di bonificare l'impianto del Riciniello, appunto, sono state spostate tutte le partite alle 11.30. Inoltre non abbiamo capito per quale motivo le squadre sono scese in campo con ulteriori 10 minuti di ritardo. L'arbitro è il signor Tomolillo di Viterbo, che sarà coadiuvato da Gerardo Ventre della sezione di Cassino e Paolo Cozzuto della sezione di Formia. Primo pallone giocato in avanti dalla Mistral, che agirà in questo primo tempo dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e monitor. Risponderà l'Arpino dalla destra alla sinistra in apertura di gara. L'abbiamo presentata come una sorta di vittoria quasi obbligata per gli uomini di Parisella, anche per i valori in campo. Ricordiamo che l'Arpino è penultimo in classifica, i numeri sono abbastanza impietosi per la squadra biancorossa, che è penultima con 7 punti appena guadagnati in 11 partite giocate. Ricordiamo ancora una volta che ha una partita in meno l'Arpino, dovrà recuperare, almeno al momento così è la situazione, dovrà recuperare la partita contro Litri. Ma intanto seguiamo la prima azione di Di Trocchio, che non ce la fa a mantenere il pallone in campo, quindi ci sarà rimessa dal fondo per l'Arpino. Dicevamo, un Arpino che ha appena conquistato 7 punti frutto di 2 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte, ha il peggior attacco del campionato in coabitazione con la Latri, con appena 7 gol fatti, 20 quelli subiti. Inoltre quest'oggi l'Arpino deve fare a meno per squalifica del proprio bomber, vale a dire Bruni, che è a 3 gol fatti, 3 dei 6, poi il settimo è stato un autogol dei 7 segnati finora in campionato dalla squadra frusinate, che prova a impostare adesso con Gabriele, che la gioca in avanti. Bianchi prova a darla in profondità, fa buona copertura a Fortunato, che appoggia all'indietro verso Caso, poi Pannozzo, che rientra dopo la squalifica scontata nel derby contro Litri. La sua assenza in difesa si è sentita. La ripartenza provata adesso da Giunta, che quest'oggi gioca al posto dell'assente Mallardi, prova a giocarla Di Trocchio sulla sinistra, Di Trocchio sul destro, la mette dentro di testa Raponi, la mette fuori, prova poi a perfezionare il disimpegno ma non ci riesce l'Arpino, che riesce soltanto in un secondo momento a liberare, ma la palla resta lì. Gabriele prova a giocarla in avanti, una sorta di ripartenza, Pannozzo fa buona guardia, mette il pallone in fallo laterale sul lancio tentato da Protano, che aveva cercato di imbeccare Scappaticci lì davanti. Rimessa con le mani affidata al capitano degli arpinati, vale a dire Gabriele. Ovviamente l'Arpino non ha alcuna fretta per la Mistral, bisognerà mettere la gara sulla velocità, sugli scambi veloci per mettere in difficoltà gli avversari. L'Arpino invece tenterà di mantenere blandi i ritmi, questo non può far che comodo
alla squadra di mister Gallone, che adesso ci prova nella tre quarti della Mistral. La rimessa lunga in area di rigore Pannozzo, però la palla resta lì. Il rinvio di Bernisi, il colpo di testa non perfetto di Raponi, che mette in difficoltà Porretta. Porretta non ce la fa a mantenere il pallone in campo e quindi rimessa offensiva con le mani della Mistral. Rincorre il pallone Fanelli, probabilmente lascerà l'incombenza a Bernisi. Quest'oggi Di Russo in panchina, Bernisi sulla sinistra, è praticamente un jolly di difesa. Bernisi ha giocato in tutte le posizioni della difesa finora. Attenzione a Di Trocchio, il destro di Di Trocchio e la parata, il primo squillo della partita. Zolla si è opposto molto bene questa parata bassa sul tiro di Di Trocchio, che come sempre è rientrato sul destro e ha fatto partire una rasoiata centrale. Primo corner dell'incontro, già battuto, la palla dietro per Gennaro Vitale. Va Vitale, prova il cross morbido, messo fuori, poi ci prova Fiore, la palla ancora lì, Fanelli, posizione irregolare. Abbiamo qualche dubbio su questa posizione irregolare, ma non eravamo in linea così come il guardaline ventre di Cassino, quindi ci fidiamo della sua segnalazione. Calcio di punizione in favore dell'Arpino. Quindi al quarto minuto di gioco il primo squillo, quello di Di Trocchio, la parata di Zolla, la recupera Protano sull'out di destra, prova il cross verso Scappaticci che però non si fa trovare pronto, quindi Di Franco. Fiore la gioca subito per Parasmo, che prova a imbeccare Fanelli, ma la recupera Vitale, il tocco sulla sinistra per Di Trocchio. Di Trocchio può puntare il suo diretto avversario, entra in area di rigore, ancora sul destro Di Trocchio, il tiro e la palla in rete, probabilmente anche una deviazione che mette fuori uso Zolla e la palla si insacca nell'angolino. Quando siamo giunti al sesto minuto di gioco, la sblocca la Mistral, la sblocca con Di Trocchio. Mistral 1, Arpino 0. Ancora in difficoltà Gabriele, puntato da Di Trocchio. Un'azione simile era avvenuta due minuti prima. Stavolta probabilmente la deviazione di Porretta ha messo in difficoltà l'estremo difensore Arpinate, che non è riuscito ad arrivare sul pallone, che si è insaccato alle sue spalle per il vantaggio della Mistral. Un gol che serviva alla squadra di mister Parisella per cominciare al meglio questo match e risollevarsi dalle zone basse della classifica, che cominciano ad avvicinarsi. Scambiano Vitale e Pannozzo, la palla dietro per ancora per Pannozzo, da Giunta, la recupera però l'Arpino, attenzione a questo errore in area di rigore, prova il tiro con Caso che si oppone, poi arriva a rimorchio, gliela leva ancora Caso, gran parata sulle conclusioni prima di Colafrancesco e poi di Cela, in due occasioni dopo un errore abbastanza grave di Pannozzo, che chiede adesso scusa ai suoi compagni di squadra. È stato un po' leggero nel disimpegno, la palla era stata recuperata dall'Arpino e per due volte l'intervento di Caso ha scongiurato l'immediato pareggio degli ospiti. Successo già tanto quando deve ancora chiudersi il settimo minuto di questo primo tempo. Un minuto fa la sbloccata di Trocchio, 30 secondi fa la stava per riaprire e riequilibrare l'Arpino. Caso provvidenziale in due occasioni nel giro di 10 secondi. Ci riprova ancora l'Arpino con Scappaticci, la palla in avanti mentre comincia a piovere sul Ricinello. Di Franco torna dalle parti di Caso, che deve amministrare questo pallone con i piedi, cercato ancora Di Franco, che però non riesce a controllare l'errore del terzino destro. Il rilancio era stato perfetto dell'estremo difensore gialloblu Merolle, la scambia con Bianchi, poi la riconquista a centrocampo ancora l'Arpino, ma la butta ancora una volta cercato e male Scappaticci. Ancora mette in fallo laterale Colafrancesco.
con le mani va Di Franco verso Pannozzo sulla sinistra per Bernisi, ancora per Pannozzo, si fa vedere Vitale, eccolo servito sulla sinistra, è libero Di Franco, il lancio è verso Fiore, colpo di testa a uscire ancora dell'Arpino, la recupera ancora Di Franco di petto, ancora Di Franco per Fanelli, poi Giunta, il pallone per Di Trocchio può far partire il tiro, invece punta l'avversario, triplicato Di Trocchio, torna all'indietro, il cross di Bernisi verso Giunta, arriva Parasmo e da buona posizione la manda alta sopra la traversa. Al nono minuto ci ha messo il piedone Parasmo, non trovando però lo specchio della porta. Occasione gol abbastanza ghiotta per la Mistral. Poteva già portarsi sul 2-0 quando ancora siamo al nono minuto di gioco. Di Trocchio fermato da Forlini, può ripartire Gabriele. Supera Di Trocchio, va Gabriele, il lancio in avanti ancora in una zona dove non ci sono compagni di squadra, quindi fortunato Di Franco, si fa vedere lì davanti Fiore, eccolo servito ancora per Di Franco che torna dalle parti di Fortunato. Giunta, Di Franco non controlla benissimo, la recupera Scappaticci che la lancia in avanti a favore di Bianchi, la copertura provvidenziale di Giunta, poi caso la gioca verso Pannozzo, troppo corto il passaggio per Bernisi che poi la riconquista, il passaggio in avanti verso Di Trocchio che viene anticipato da Forlini, poi Scappaticci raddoppiato, ancora Scappaticci, la recupera in un primo momento Fiore, poi la spazza in avanti Raponi e poi è Di Franco a metterla in fallo laterale, rimessa con le mani per l'Arpino che prova a reagire al gol del vantaggio di Di Trocchio, servito male fino a questo momento Scappaticci lì davanti insieme a Bianchi. Merolle cerca proprio Bianchi, arriva Giunta e mette il pallone in fallo laterale. Ancora Merolle, si fa vedere Bianchi, Merolle invece va da Scappaticci che lascia proseguire il pallone, poi non riesce a mantenerlo sul terreno di gioco, sarà rimessa dal fondo per caso. Primi 11 minuti con già un gol e due palle gol abbastanza clamorose da una parte e dall'altra. Di Franco, lo scatto di Fiore, lo vede Di Franco, arriva prima di lui Porretta che mette poi il pallone in fallo laterale. Rimane in proiezione offensiva la Mistral con Di Franco, si fa vedere ancora Fiore, riceve, viene fermato da Merolle, poi Raponi, Merolle su di lui, Giunta gli dà fastidio, l'ultimo tocco è proprio del terzino sinistro dell'Arpino, la rimessa con le mani è per la Mistral, ha vinto il rimpallo Giunta. Buon inizio di gara per lui. Si attende un attimo perché il primo assistente Ventre sta allacciando le scarpe, adesso dice che si può ripartire, scambiano Giunta e Di Franco. Di Franco sul mancino fa partire il cross verso Parasmo che la prende di testa ma spiazza in pratica Di Trocchio, l'ultimo tocco è di Gabriele, quindi ci sarà il secondo corner del match per la Mistral. E come sempre va a batterlo, se non Gennaro Vitale, Fabio Fanelli. In area di rigore Parasmo, c'è Di Trocchio, c'è Fiore, c'è anche Fortunato, arriva anche Bernisi, scambia con Di Trocchio Fanelli. Poi serve Vitale, di prima intenzione, verso ancora Di Trocchio, in area di rigore Fanelli, Di Trocchio gliela toglie all'ultimo momento. Voleva provare il tiro Fanelli e l'aveva caricato ma Di Trocchio involontariamente gliel'ha tolta. Attenzione a questo 2 contro 2, benissimo Pannozzo, si fa perdonare per quell'errore precedente. Recupera palla, poi la perde Di Trocchio, la recupera l'Arpino, fase confusa lì in mezzo al campo. Attenzione a questo tentativo di ripartenza con Cela, la copertura è di Bernisi che alleggerisce su caso. Pannozzo, Vitale,
Da in velocità verso Bernisi, non benissimo questo passaggio di Gennaro Vitale, rimessa per l'Arpino. Tanto continua a cambiare in maniera repentina il tempo sul Riciniello, noi ci auguriamo che non piova. Lancio lungo con il colpo di testa a coprire Di Franco, con Scappaticci che però la recupera, raddoppio su di lui Di Fiore, Scappaticci torna all'indietro e poi si riparte ancora da Merolle che supera Fanelli e serve centralmente Forlini. Pallone verso Protano, arriva però prima di lui Cela sulla destra, Gabriele fa partire il cross, Protano si gira, Protano scivola ma la mette dentro, caso non c'è fallo, sì in un secondo momento, anzi posizione di fuorigioco per quanto riguarda, se non andiamo errati, Cela. Comunque calcio di punizione in favore della Mistral per offside sul tiro provato da Protano che è stato fatto girare colpevolmente in area di rigore. No, l'autore del tiro è stato del fuorigioco, è Colafrancesco. Vitale, Fanelli, molto basso in questa occasione, Giunta, Parasmo, punta Gabriele, torna centralmente ma la regala a Forlini, poi il fallo di Ditrocchio sul numero 7 dell'Arpino e calcio di punizione per i ciociari al quarto d'ora del primo tempo, 1-0 per la Mistral, la sbloccata dopo 6 minuti Ditrocchio. Anzi dopo 4 minuti la... dopo 6 minuti la sbloccata di Trocchio, sì. Raponi la gioca sulla sinistra per Merolle, poi Porretta, il lancio fuori misura, il pallone finisce in fallo laterale che sarà battuto da Bernisi. Chiaramente la Mistral non ha più la fretta dei primissimi istanti di gara, l'ha sbloccata la partita, quindi diciamo che è una di quelle occasioni in cui il gol per la squadra di casa non la sblocca la partita ma la blocca ulteriormente, perché l'Arpino non si scopre più di tanto in quanto ci sono ancora 75 minuti da giocare, la Mistral è in vantaggio, quindi si prova ad attaccare ma non a pieno organico. La palla viene recuperata, un rimpallo vincente, la palla per Scappaticci, Scappaticci viene fermato da Di Franco, poi la palla resta lì, la libera Fortunato che la mette in fallo laterale. Con le mani Merolle, palla per Forlini che prova un tiro, che gol! Forlini, il pareggio dell'Arpino, non ci poteva arrivare, caso... E al minuto 16 arriva il pareggio di Biancorossi con una vera e propria prodezza da parte di Forlini, lasciato libero di tirare, non ci ha pensato su due volte, ha insaccato con la palla nel set, 1-1. Ristabilito l'equilibrio, la Mistral si è un po' rilassata dopo il gol del vantaggio, ha rischiato di prendere il pareggio, non è riuscita a raddoppiare poi con Parasmo ed infine è arrivato il gol di Forlini, la deviazione, vediamo se Raponi, sì, ce la fa ad evitare il corner, rimessa con le mani per la Mistral che adesso deve ricominciare a macinare gioco offensivo alla ricerca del nuovo vantaggio. Con le mani Di Franco, si fa vedere Giunta, servito Fanelli, poi fermato, la palla viene recuperata, Vitale, Fortunato, Di Franco non la controlla bene, lui l'ultimo a toccare sul rimpallo con Merolle, rimessa con le mani per l'Arpino. Effettuata verso Scappaticci, interviene Fortunato, il pallone per Parasmo, la controlla Parasmo, spalla alla porta, prova a tagliare Fiore, Giunta di prima intenzione verso Fanelli, poi ancora Parasmo, Ditrocchio, Fanelli può provare la botta, lo fa col mancino, la parata di Zolla.
non ha sfruttato in questo caso una buona supremazia di uomini lì davanti la Mistral. Provato la botta da fuori Fabio Fanelli, controlla lì davanti Bianchi, la palla viene recuperata da Vitale, poi Giunta in avanti per Parasmo, Fanelli viene fermato da Protano, probabilmente si prendono sul ginocchio entrambi, rimane a terra Protano, ma è lui ad aver commesso il fallo secondo Tomolillo di Viterbo, e quindi calcio di punizione in favore della Mistral. Distanza assolutamente abissale dalla porta difesa da Zolla, probabilmente ci sarà un cross di Gennaro Vitale, ci sono ben 5 uomini della Mistral in proiezione offensiva, calcio di punizione, la palla verso Fiore che prova a spizzare, la palla termina sul fondo senza particolari patemi per la difesa dell'Arpino, che si dimostra soffrire, si dimostra sofferente sulle palle inattive. Rinvio per Zolla quando siamo nel corso del 20° della prima frazione di gioco, 1-1 tra Mistral e Arpino. Giunta, lì vicino c'è Fiore, lo serve Giunta, Fiore punta il suo diretto avversario, la dà Parasmo che prova a chiudere il triangolo, arriva Fiore in area di rigore, Fiore mantiene il vantaggio ma poi viene fermato da Merolle che poi copre bene il pallone e mette la palla in fallo laterale, ultimo tocco è di Fiore, Merolle riesce a conquistare anche la rimessa con le mani, bisogna cercare di attaccare Merolle che non ci pare particolarmente veloce, ma dal buon fisico poi una volta in possesso della palla riesce a difenderla bene. La rimessa con le mani effettuata di Franco verso Parasmo, viene fermato da Forlini, poi Merolle verso Gabriele, il vento ci si mette a dar fastidio ad entrambi, sia Gabriele che Di Trocchio, la rimessa con le mani è per la Mistral, sale Bernisi a batterla, Fiore accorcia in area di rigore, Bernisi verso Fanelli, male in questo caso, viene anticipato e rinvio in avanti, colpo di testa di Vitale, poi ancora ci prova Bernisi, Di Trocchio, Vitale fermato da Colafrancesco ma mantiene il possesso Gennaro Vitale, si fa vedere Di Franco, eccolo servito, Fiore prova a puntare Merolle, lo supera Fiore, entra in area di rigore, palla dentro, il salvataggio di Forlini, poi Di Franco direttamente tra le braccia di Zolla. Il rinvio dell'estremo difensore Arpinate lungo a cercare Bianchi, arriva Pannozzo, Vitale, Giunta, la palla viene recuperata dall'Arpino, poi Fanelli se ne reimpossessa e interviene poi Porretta, l'ultimo a toccare il giocatore dell'Arpino, rimessa con le mani a favore della Mistral con Fiore, non ce l'ha fatta con la Francesco, Merolle in anticipo su Fanelli, la dà in avanti, la recupera Vitale, Fanelli, Giunta, ottima combinazione, la palla in area di rigore è un po' lunga ma la perde Zolla, attenzione Di Franco, Di Franco, la palla dentro, Fiore, raddoppio della Mistral, ovviamente era Di Trocchio non Di Franco, 22° minuto di gioco e Fiore che riporta in vantaggio i gialloblu. Errore di Zolla dopo un'ottima combinazione della Mistral, la palla in area di rigore l'ha controllata male Zolla, l'ha persa, l'ha recuperata Di Trocchio che l'ha messa in mezzo all'area di rigore, era solo soletto Fiore che ha dovuto soltanto appoggiare di piatto in rete per il nuovo vantaggio Mistral, minuto 22 del primo tempo, 2-1. Forlini, vantaggio meritato, nuovo vantaggio meritato della Mistral che stazionava nella tre quarti avversaria da qualche minuto, il pallone per Di Trocchio che punta Porretta, il cross
non c'è stata deviazione rimessa dal fondo per l'Arpino. Di Trocchio si dimostra una spina nel fianco delle difese, soprattutto di terzini piuttosto lenti, solitamente più lenti. Va anche detto che l'azione del gol è merito, il gol è merito di un'azione comunque ben congegnata dagli uomini di mister Parisella. Poi soltanto l'ultimo passaggio verso Di Trocchio era stato lungo, ci ha messo su il suo Zolla perdendo il pallone, ma un'azione tutta di prima tra Giunta, Fiore e Fanelli. Attenzione a questo nuovo tentativo dell'Arpino con Protano che lancia in avanti Cela, subisce fallo il numero 10 dell'Arpino, ci sarà calcio di punizione prima di far partire il passaggio, è stato commesso fallo sul numero 10 dell'Arpino e quindi calcio di punizione in favore dei biancorossi. Battuto Gabriele, l'arbitro dice che deve fischiare lui. Venticinquesimo in corso, 2-1 per la Mistral. C'è Porretta, ci sono 5-6 uomini dell'Arpino al limite dell'area di rigore della Mistral, pronti a colpire. Ah, Porretta, il cross verso lo stesso Protano che non ci arriva, viene anticipato, ma il rinvio della Mistral è nuovamente preda di Merolle che ritorna dalle parti di Porretta. Porretta, il tocco sotto in avanti, il colpo di testa di Pannozzo, la palla recuperata da Giunta, poi Fanelli, Parasmo ancora, chiude il triangolo, il pallone per Fiore, Fiore viene fermato ma vince un rimpallo, non c'è fallo di Manu, Fiore, Parasmo è solo Di Trocchio, Parasmo il tiro e la palla sul fondo, egoista in questo caso capitan Parasmo che invece di servire Di Trocchio tutto solo sulla sinistra ha provato a chiudere il mancino, l'ha chiuso troppo e la palla è terminata sul fondo. Zolla per Raponi, col mancino Raponi va davanti verso Bianchi, Di Franco mette il pallone in fallo laterale. Con le mani Merolle all'indietro per Raponi, la pressione di Parasmo, Raponi in avanti, il colpo di testa tentato da Bianchi e da Giunta, poi Parasmo la controlla, Fanelli la tocca verso Di Trocchio, arriva Porretta ma ancora Di Trocchio ci mette il suo, Fanelli a centrocampo si lotta con Protano che non riesce a servire in avanti Bianchi e quindi sulla sinistra c'è Bernisi, Giunta la tocca per Vitale, poi di nuovo da Pannozzo che prova a salire, palla al piede, Bernisi prova a chiudere il triangolo con lo stesso Pannozzo che adesso però si trova in posizione avanzata, il lancio in avanti per Scappaticci che punta Di Franco in velocità, Scappaticci è più veloce, vince il duello, poi punta Fortunato, forse si allunga il pallone Scappaticci, anzi riesce a recuperarlo, non c'è tocco secondo l'arbitro di Fortunato e c'è rimessa dal fondo per la Mistral, già battuto il pallone per Vitale, poi Fanelli, ancora Vitale, c'è poco movimento lì davanti, ecco che scattano ma non vengono serviti, falloso probabilmente, e infatti è così l'intervento di Cola Francesco su Fiore, calcio di punizione per la Mistral. Mentre Tomolillo va a dire qualcosa a Fortunato, Vitale scambia con Giunta, ancora Vitale cambia gioco a favore di Pannozzo che può impostare nuovamente per Gennaro Vitale di prima intenzione, serve Di Trocchio parecchio accentrato in questa situazione, Vitale, Giunta, tutto di prima per la Mistral, al massimo due tocchi, Pannozzo, Vitale sventaglia da quest'altra parte verso Di Franco, in chiusura Merolle, Di Franco di prima intenzione sbaglia completamente il cross, ci sarà rimessa per l'Arpino,
Zolla tra i piedi di Giunta, poi la recupera Fanelli, posizione regolare, palla per Parasmo, limite dell'aria, Parasmo si gira, il taglio di Fiore che finisce però in posizione di offside, Giunta ancora verso Parasmo, di testa salva tutto Forlini, che la dà a Zolla, si riparte con Gabriele, che vince un rimpallo con Di Trocchio. Non c'è nessuno che si muova lì avanti e la palla viene recuperata da Fanelli. All'indietro per Pannozzo, poi ancora Bernisi, Vitale, si apre sulla destra sia Di Franco che Fiore. Eccolo servito Fiore, è tutto solo Di Franco, Fiore va centralmente per Parasmo, un velo che però aiuta l'intervento di Porretta. Non c'è fallo di Fortunato su Bianchi, si gioca Vitale col mancino, prova a imbeccare Parasmo, posizione regolare, punta Raponi. Va Parasmo sul destro, prova un tiro cross, la traversa, non so se l'ha cercata, non penso, ma comunque ancora una palla gol per la Mistral, Di Trocchio, palla dentro, Bernisi prova in qualche modo a contorcersi per tirare verso la porta avversaria, non ci riesce, pallone sul fondo. Mezz'ora di gioco, 2-1 per la Mistral, la traversa qualche istante fa di Parasmo che ha provato il cross con il destro, il pallone che ha lambito il legno orizzontale, pallone di Fanelli, il taglio di Fiore, interviene bene Raponi che però non subisce fallo, detta dell'arbitro. Non c'è fallo neanche quello di Di Franco su Scappaticci, la rimessa con le mani è dell'Arpino, l'ultimo a toccare è stato il terzino destro Gaetano. Merolle. L'arbitro dice di aspettare, c'è qualcuno che forse si fa scappare qualche parola di troppo dalla panchina della Mistral. Tomolillo va a parlare con gli occupanti della panchina. Si assicura Tomolillo che non ci siano ulteriori proteste. Dagli spalti arriva qualche protesta perché la partita è già cominciata in ritardo. Poi queste ulteriori perdite di tempo, insomma, non sono ben accette dal pubblico, che non certo si sta godendo la giornata qui a Riciniello, che è abbastanza fredda e coperta. Inoltre la partita è cominciata con ritardo rispetto all'orario abituale. Il rilancio in avanti, Fortunato di petto senza fallo su Bianchi, Vitale, lo scatto sulla sinistra di Bernisi, Vitale resta lì, la palla viene recuperata da Forlini, poi Gabriele non la controlla, Bernisi sul secondo palo, c'è Parasmo, posizione regolare di Parasmo che riesce a girarsi, a superare Merolle, la palla in campo, ancora palla dentro, la libera Porretta e mette il pallone in fallo laterale, ha vinto un rimpallo importante Parasmo su Merolle ma non è riuscito a servire nessuno lì al centro dell'area di rigore, con le mani Di Franco scambia con Fanelli, va Di Franco che punta Raponi, si oppone Raponi, la palla ancora per Di Franco, Di Franco prova il tocco verso Fiore e poi arriva di testa Di Trocchio e il pallone termina sul fondo. Certamente Di Trocchio non è un colpitore di testa, lo ha dimostrato in questo caso, però ci è andato sul pallone. Zolla per Porretta, ancora all'indietro per Zolla, il rilancio dell'estremo difensore, l'intervento di Bianchi per Scappaticci, poi giocato il pallone lì davanti per Cela che non viene però servito al meglio, Vitale, ancora Gennaro Vitale scambia con tutti i suoi compagni di squadra più vicini provando a creare un buco tra le maglie difensive dell'Arpino, Fiore, poi Scappaticci, Fanelli all'indietro per Fortunato, esce il sole finalmente su Riciniello, Vitale, il lancio verso Di Trocchio, stavolta bravo Gabriele, Porretta prova a darla in avanti, non la raggiunge Protano, la recupera Pannozzo,
Pannozzo supera in scivolata Protano, poi il cross al centro, Porretta va al rilancio, un po' lenta la manovra dell'Arpino che non riesce a ripartire in velocità, Porretta, palla giostrata in avanti con il controllo di Vitale che mette il pallone in fallo laterale. È stato Bianchi a cercare di vincere il contrasto con le mani. Gabriele, Porretta, la pressione di Parasmo, la recupera Vitale, il pallone per Fanelli di prima verso Parasmo, la posizione non lo so, qui è irregolare di Ditrocchio, non sono così certo che la posizione fosse di offside. Alzato la bandierina ventre, fermato Ditrocchio, ci riprova Porretta, di prima intenzione c'è la gioca sulla destra per Protano che però viene fermato in fallo laterale, anzi si trattava di Protano nell'occasione. Fallo laterale intanto però per l'Arpino che porta in area di rigore quattro uomini più Scappaticci al limite. C'è anche Forlini che già ha dimostrato di avere una buona conclusione dalla distanza. Il cross, la deviazione ed è il primo corner del match per l'Arpino. Al 35esimo, 10 più recupero alla fine di questo primo tempo. Va a battere il corner Cola Francesco. Il cross arriva Bianchi di testa, prova a girare, non ci riesce. Poi Pannozzo raggiunge il pallone contro Forlini. Pannozzo la sventaglia in avanti per Fanelli, corre Fiore, Fanelli si ferma, serve all'indietro Bernisi per Gennaro Vitale. Buono il disimpegno della Mistral, lo scatto di Ditrocchio sulla destra, è completamente solo Ditrocchio, Ditrocchio, il tiro, Zolla, la parata abbastanza centrale, abbastanza sul portiere, il tiro, poi Giunta, il cross al centro, non ci arriva Fanelli, ci arriva Zolla. Ancora una volta pericolosa la squadra di Mister Parisella che però non riesce a chiudere il match o almeno a portarsi con due gol di vantaggio che potrebbero far stare più tranquilli gli uomini in giallo-blu. Merolle cerca Scappaticci, arriva Fortunato, Vitale, Fanelli ancora verso Vitale, la copertura di Protano. Poi arriva Fiore nella posizione centrale, adesso stanno giocando con Ditrocchio, è venuto a giocare a destra, non ci sono punti di riferimento, con Bernisi che è salito molto sul lato di sinistra, ecco Ditrocchio di Franco, probabilmente Parisella vuole puntare su Ditrocchio, attenzione alla prima intenzione di Fanelli che aveva cercato di imbeccare Bernisi, praticamente sta giocando a tre, in questo caso la Mistral prova adesso l'imbucata verso Bianchi, l'Arpino non riuscendo nel tentativo, Vitale, Giunta, scambiano i due, adesso stanno cambiando frequentemente la loro disposizione i giocatori della Mistral con Ditrocchio centrale nell'occasione. Bernisi molto alto, adesso sta però tornando dietro sull'out di sinistra e si va a ristabilire la conformazione iniziale della formazione di Mister Parisella che sembra stia giocando con 4-2-3-1. Fanelli, il lancio di Vitale verso Fiore, la parata di Zolla. Sette più recupero alla fine del primo tempo, 2-1 per la Mistral. Gabriele,
prova a giocarla lì davanti, ma la perdi ancora una volta. L'Arpino la recupera Vitale con l'esterno verso Fiore, il pallone schizza sul terreno di gioco, finisce tra le braccia di Zolla. Gabriele, Porretta, scambia con Forlini, autore di un gol davvero magistrale al sedicesimo per quello che era stato il temporaneo pareggio dell'Arpino. Merolle in avanti verso Scappaticci, lo ferma in fallo laterale Di Franco, può alzare così il baricentro l'Arpino. Un po' di minuti dopo il secondo gol della Mistral, l'Arpino non è più riuscito a rendersi pericoloso e ad entrare in area di rigore avversaria. Rimessa effettuata su Scappaticci, ancora Di Franco, è ancora rimessa con le mani per l'Arpino. Cercato e trovato centralmente Cola Francesco, che poi la ridà a Merolle, che non riesce a controllare, quindi rimessa stavolta per la Mistral, già battuta. Cola Francesco dà fastidio a Vitale, quasi recupera palla, poi però c'è un calcione tra l'altro di Cola Francesco. È questo che dovrebbe cercare di fare l'Arpino, una pressione più costante sul possesso di palla della Mistral per poter impensierire gli uomini di mister Parisella, a nostro avviso. Pannozzo, Fortunato, Di Franco, si fa vedere, riceve Fiore di prima intenzione, anche con un po' di fortuna la palla arriva a Parasmo, che la riapre nuovamente per Fiore, palla dentro, arriva Parasmo, gliela toglie in pratica Fanelli, poi un rimpallo abbastanza fortuito, si sono dati fastidio a vicenda, prima Parasmo l'ha tolta a Fanelli che l'ha riconquistata, voleva crossare, ha beccato in pieno viso il capitano gialloblu. Rinvio di Zolla che scambia con Porretta, poi il pallone verso Gabriele, esce molto dalla sua posizione difensiva Bernisi. Porretta prova a salire, palla al piede, il lancio in avanti a cercare Cela, arriva Pannozzo, Cela dà fastidio e poi riesce nell'intento perché la palla viene recuperata da Scappaticci, ancora verso Bianchi, non ci arriva né lui né Fortunato. Pallone poi è preda di Caso che fa ripartire Di Franco. Centralmente, come sempre, tutti i palloni passano tra i piedi di Gennaro Vitale, che col mancino prova il lancio lungo verso Di Trocchio. Non ci arriva, ci arriva malissimo Porretta. Di Trocchio, area di rigore, Di Trocchio! La palla termina sul fondo, lamenta un intervento falloso Porretta, ma ha sbagliato nettamente il tempo dello stacco. Di Trocchio era lontanissimo da lui, non ci poteva essere fallo. Rilancia malissimo Zolla che la dà a Parasmo, Parasmo in area di rigore, Parasmo! E Zolla ci mette una pezza, due palle gol nel giro di 30 secondi per la Mistral. La leggerezza di Zolla che ha regalato palla a Parasmo, quanti gol si sta divorando la Mistral. Calcio d'angolo per i gialloblu con Vitale, arriva il cross, palla sul primo palo, viene respinta da Forlini, la insegue Di Trocchio stranamente sul lato di destra, commette fallo il funambolo gialloblu. Deve essere più cinica la squadra di Parisella sotto porta, già avevamo visto tutto ciò con il Real Cassino, però era riuscito a vincere una partita assurda con la Mistral che si era divorata 5-6 palle gol. Sta accadendo anche oggi e l'Arpino anche non ha perdonato nella prima occasione che ha avuto, perché ha trovato un bel gol con Forlini, ma la partita in questo momento poteva essere gestita in maniera più tranquilla con un vantaggio più largo da parte dei gaetani. Fortunato, Pannozzo, due minuti allo scadere, poi vedremo quanto recupero dall'arbitro. Giunta sbaglia il passaggio per Bernisi, è rimessa con le mani per l'Arpino.
Rimessa per Porretta che la scambia con Raponi e poi dietro per Zolla. In un paio di occasioni non è stato perfetto. Bianchi copre bene il pallone, gli viene tolto da Vitale, poi Bernisi di prima intenzione verso Fanelli, colpo di testa a favore di Parasmo. Porretta, rinvio, anzi passaggio all'indietro per Zolla che poi fa partire il rinvio. Fiore, Fanelli, Vitale, il dribbling di Vitale sempre con eleganza. Gennaro Vitale per Fanelli sulla corsa di Franco, rientra Scappaticci che poi subisce fallo da Di Franco. Ha preso un calcione effettivamente Scappaticci che era arrivato sul pallone. Di Franco però già aveva fatto partire la gamba per crossare e quindi ha preso il numero 11 avversario. Entrambi doloranti si sono rialzati per questi ultimi istanti di primo tempo. 40 secondi allo scadere. Zolla al rinvio, a sventaglia in avanti, la stoppa malissimo l'Arpino con Vitale, Vitale per Fanelli, Fanelli l'uscita del portiere, la palla resta lì e poi Porretta la mette in fallo laterale. Ancora una palla gol per la Mistral, non c'è recupero. Finisce qui il primo tempo tra Mistral e Arpino con qualche secondo di anticipo addirittura da parte del direttore di gara Francesco Tomolillo. 2-1 la sbloccata al sesto minuto di Trocchio, ha pareggiato al sedicesimo Forlini, nuovo vantaggio da parte della Mistral al minuto 22 con Fiore. Tante le occasioni sprecate dai padroni di casa. Per il primo tempo è tutto, noi ci risentiamo a inizio ripresa. Amiche ed amici di Telegolf RTG, bentornati dallo stadio Antonio Riciniello. Le squadre sono scese in campo per la disputa dei secondi 45 minuti per la tredicesima giornata del campionato di promozione laziale Girone D. Comincia adesso il secondo tempo, non ci sono stati cambi. Primo tempo chiusosi sul 2-1 per la Mistral con tutti i gol che sono arrivati nella prima metà del primo tempo. Il vantaggio al sesto di Trocchio, il pareggio bellissimo al sedicesimo di Forlini e poi il nuovo vantaggio messo a segno da Fiore al ventiduesimo, ancora su assist di Trocchio. Gabriele, la palla viene recuperata da Vitale, poi in avanti per Bernisi, posizione regolare, la palla è per Di Trocchio, palla dentro, la recupera Parasmo e poi Forlini, la palla resta lì e la parata di Zolla. Dopo appena 40 secondi già pericolosa la Mistral nuovamente, ancora una volta non riesce la squadra di Parisella a trovare la terza rete. Rimessa con le mani per la Mistral Città di Gaeta. Scivola ma c'è fallo su Fiore, pallone in avanti per Giunta che la controlla sulla destra, contro di lui con la Francesco, torna poi all'indietro per Di Franco, controlla male, non è stata una gran partita di Di Franco fino a questo momento. Pannozzo, Vitale, prova lo scatto Bernisi sulla sinistra, imbeccato invece molto bene Di Trocchio, prova il dribbling fermato da Raponi, poi arriva Giunta, la parata di Zolla. Praticamente un tiro al bersaglio, abbiamo segnato già 8 palle gol, alcune di queste veramente clamorose per la Mistral per portare a 3 il bottino, dopo ovviamente le 8 palle gol dopo il 2-1.
Scappatici atterrato da Di Franco, arriva il primo cartellino giallo del match e per Di Franco che ha dovuto atterrare Scappatici, giallo per lui. Calcio di punizione in favore dell'Arpino. Proverà probabilmente a mettere in area di rigore, anzi no, la gioca lì vicino per Porretta. Va Porretta, parte adesso un tiro cross, più un tiro che un cross, sbaglia tutto Porretta. Pallone nettamente alto sopra la traversa della porta, difesa da caso. Rinvio effettuato per Pannozzo. Prova lo scatto di Trocchio, l'intervento di Porretta che subisce fallo da Parasmo. Calcio di punizione per l'Arpino. Adesso prova a velocizzare la squadra biancorossa con Bianchi e va a recuperare il pallone. Lo restituisce ai suoi compagni di squadra per la battuta di questo calcio di punizione. Forlini, giocatore di qualità maggiori rispetto ai compagni di squadra, lo si è visto sia nel caso del gol sia in altri frangenti di questa sfida. Con le mani andrà Di Franco, il rinvio, il colpo di testa di Forlini, poi arriva Bianchi. Una situazione un po' concitata con Fiore che riesce a ripartire. Di Trocchio finisce in offside, va Fiore, prova a servire Parasmo, viene fermato da Porretti, poi attenzione al pallone di Parasmo per Fiore con un no look, capisce tutto Raponi e mette il pallone in fallo laterale. Cerca le imbucate la Mistral, spesso e volentieri le trova ma non riesce poi a trovare lo specchio della porta e la rete, e potrebbe in qualche modo chiudere l'incontro. Fiore, pallone fuori per Di Franco che sbaglia ancora una volta il cross. Non è giornata per il classe 99 della Mistral che soffre un po' partite del genere, invece spesso e volentieri soprattutto in fase di chiusura in altre circostanze c'era sembrato più in palla. Zolla non sa cosa fare di questo rinvio, non c'è il buon movimento da parte dei suoi compagni di squadra, poi provvede a un rilancio sbagliato verso Raponi, il pallone finisce direttamente in fallo laterale, poco movimento da parte dei suoi compagni di squadra. La Mistral dava fastidio con tre uomini ad assediare l'area di rigore dell'Arpino. Con le mani Di Franco verso Fanelli che controlla non benissimo, Scappatici la recupera, poi Giunta in avanti per Parasmo, c'è solo Di Trocchio, Parasmo, Parasmo prova un pallonetto e la palla finisce sul fondo. Non sappiamo con chi ce l'abbia Parasmo, era come già è successo nel primo tempo una via di mezzo tra un cross e un tiro, il pallone è terminato sul fondo. Se non andiamo errati si sta scaldando Siniscalchi. Palla indietro per Zolla, la pressione tentata da Parasmo che forse l'ha anche sporcato il pallone prima che raggiungesse Merolle. L'ultimo tocco è di Fiore, rimessa con le mani per l'Arpino. Forlini contro di lui, Vitale torna all'indietro da Raponi, poi ancora Merolle, la controlla, poi fa partire un passaggio in avanti per Bianchi. Centralmente era libero Protano ma torna Bianchi da Merolle, tocco poi sbagliato il controllo, Scappatici, Vitale per Fanelli, lo scatto di Trocchio, prova a servirlo, rilancio di Porretta, Bianchi anticipato, poi Vitale, il fallo su di lui di Cela, l'arbitro lascia però proseguire, ci era sembrato abbastanza netto, poi sbaglia il passaggio in avanti, non c'è fallo neanche su Protano. Secondo me c'erano entrambi, alla fine l'arbitro ha pareggiato le chiamate sia su Vitale sia su Protano.
fallo era abbastanza netto. Comunque si continua a giocare con Di Trocchio che vince un rimpallo, il pallone per Giunta, Giunta per Fiore, Fiore al limite dell'aria, Fiore rientra sul mancino, la dà dentro per Fanelli, posizione di offside per Fabio Fanelli. Lo ha subito segnalato Cozzuto di Formia. Dovrà essere ribattuta la punizione, la palla non è uscita dall'area di rigore. Ancora una volta Zolla in difficoltà, non trova compagni di squadra da servire. Il rilancio con il colpo di testa di Bernisi per Di Trocchio, rimane a terra Gabriele. Di Trocchio punta l'avversario, serve Parasmo, poi ancora per Bernisi, la parata di Zolla, la palla resta lì, Raponi fuori, Di Trocchio, ancora la deviazione, fuori gioco di Bernisi che aveva colto il palo, ma l'arbitro ha segnalato il fuorigioco, anzi era stato Cozzuto, poi l'arbitro ha fischiato la posizione di offside. Il rinvio di Zolla, il colpo di testa di Franco in fallo laterale. Nono minuto di gioco nella ripresa, sempre 2-1 per la Mistral, che anche un minuto fa ha costruito una potenziale palla gol con Bernisi a tu per tu con il portiere. Ha sparato il pallone addosso. Raponi, pallone per Merolle, poi la conquista a centrocampo, ancora Forlini, Raponi all'indietro per Zolla, il rinvio e poi il pallone messo in fallo laterale, con le mani andrà Merolle. Giunta per Parasmo, lo ferma Forlini, poi carambola a terra il numero 7 dell'Arpino, non c'è fallo e sarà fallo laterale in favore della Mistral. Rimane a terra però l'autore del gol del pareggio dell'Arpino. L'arbitro chiama la panchina arpinate per permettere a medici e massaggiatori di intervenire. Una classifica che fino a questo momento ha visto Monte San Biagio ed Itri in testa alla classifica appunto con 28 punti, Real Cassino 26, Sora 25, Gaeta 24, Monte San Giovanni Campano 22, Terracina 21, Pontinia 16, Tecchiena 15, Lenola 14, a 13 Castelforte e Mistral, Casalvieri a 12, Vodice a 10, Alatri e Priverno a 8, Arpino a 7, Scalambra Serrone chiude dopo 12 giornate a 4 punti. Ovviamente classifica prima delle gare che si stanno disputando quest'oggi. Hai qualche problema? Hai qualche problema? Perfetto. Giunta, Fiore, Vitale, il lancio in avanti con la parata di Zolla. Poi il pallone finisce in fallo laterale in favore della Mistral, già battuto da Bernisi. Di Trocchio punta l'avversario, poi Parasmo ancora all'indietro per Bernisi. Vitale, ottimo il tocco di Vitale sul diretto avversario Caracella, cambia gioco Vitale per Fiore che punta Merolle. Si gira Fiore, il cross sul secondo palo, la rovesciata provata da Di Trocchio, la palla resta ancora lì e poi il fallo di Di Trocchio su Gabriele. Calcio di punizione e in favore dell'Arpino, aveva provato la prodezza Di Trocchio. Bazzolla al rinvio, colpo di testa a liberare poi Fanelli, Bernisi, Fanelli col tacco
pallone per Ditrocchio, ancora verso Fanelli, viene fermato da Porretta in fallo laterale. Prova a ripartire adesso l'Arpino con Scappaticci, inseguito da Fiore, si ferma Scappaticci, dall'altra parte è libero completamente Protano, non servito, poi la perde Forlini al primo errore di questa partita. Ditrocchio col mancino vitale verso Parasmo, di prima intenzione per Fanelli, arriva Porretta prima di lui, sbagliato Parasmo, l'ultimo passaggio, quello per Fanelli, Porretta mantiene il pallone in campo, riesce a spizzarla a Scappaticci, Bianchi la perde, la riconquista Giunta che poi prova passaggio completamente sbagliato verso Ditrocchio e quindi l'Arpino riparte sulla destra con Gabriele che scambia con Bianchi, non riesce a controllarla Protano e il pallone finisce in fallo laterale. Bernisi con le mani, sarà ancora rimessa per la Mistral e c'è il primo cambio del match e per l'Arpino esce Bianchi, entra Parisi quando siamo al 14° del secondo tempo. Quindi primo cambio del match per mister Gallone. Ditrocchio, la palla è per Fiore, serve ancora Ditrocchio che la palla là sul destro, il tiro e la palla è terminata in rete, sembrava esterno della rete dalla nostra prospettiva. Terzo gol, ci mette ancora lo zampino Ditrocchio, autore di una doppietta e dell'assist per Fiore al 16° del primo tempo, quindi al 15° della ripresa, raddoppio personale di Ditrocchio, terza rete della Mistral che subito provvede anche a una sostituzione, pronto a entrare Di Russo, probabilmente sarà Di Franco a lasciargli il posto, vediamo, no, è Bernisi, esce Bernisi, entra con il numero 15 Di Russo. Ancora un'ottima partita da parte di Bernisi che, come dicevamo in precedenza, durante il primo tempo ha giocato in tutti i ruoli della difesa finora, a destra, a sinistra e centrale. Attenzione a questo pallone, però la palla viene recuperata con fallo secondo l'arbitro da Ditrocchio su Cela. Calcio di punizione per l'Arpino, sul pallone va Porretta, prova questa sortita offensiva la squadra frusinate. Ditrocchio rimane come uomo più offensivo, poi rientra, praticamente sono in 5, in 6 giocatori dell'Arpino al limite dell'area di rigore a cui va ad aggiungersi anche Gabriele, batterà Porretta, il cross non ci arriva di un niente, proprio il nuovo entrato Parisi. È stata battuta molto bene questa punizione, aveva coperto male la difesa della Mistral nell'occasione. Pannozzo, Vitale, ancora Vitale, all'indietro per Pannozzo, prova un timido pressing la squadra biancorossa, Gabriele. Il pallone all'indietro, prova ancora a gestirla Gabriele, la recupera Di Russo, Parasmo, il pallone sul secondo palo, esce Zolla, stavolta bene, fa su il pallone, Forlini rischia il dribbling, ne rischia un altro e poi la palla viene recuperata da Di Franco, anzi no, sì, viene fischiato il fallo, calcio di punizione in favore della Mistral.
Chiaratevi gli uni. Diciottesimo in corso in questa ripresa, 3-1 per la Mistral, che dopo 8 tentativi è riuscita a trovare il terzo gol. Pallone in avanti, la gestisce Fiore. Vitale, si gira Vitale, ha spazio, prova a servire sulla corsa di Russo ma sbaglia, capisce tutto Gabriele che prova a ripartire velocemente, viene anticipato Parisi che poi commette fallo su Pannozzo, a sua volta più lesto dell'attaccante nell'arrivare sul pallone. Di Trocchio sbaglia il passaggio verso Parasmo che la riconquista, poi palla è per Pannozzo nell'insolita posizione di attaccante, ancora Pannozzo non guadagna il corner, prova subito a rimetterla dentro, la palla finisce in fallo laterale senza che nessuno l'abbia toccata. Merolle con le mani, palla in avanti, il colpo di testa di Parisi però termina direttamente in fallo laterale. Non c'è fretta da parte di Di Franco, penso che da adesso in poi i ritmi si abbasseranno, lo stiamo vedendo tra l'altro, l'Arpino riesce costruire molto poco e la Mistral adesso che ha raggiunto il doppio vantaggio non ha alcuna fretta ad accelerare in maniera decisa le operazioni. Di Trocchio, l'esterno per Fiore, Fiore si invola, Fiore supera Merolle, Fiore ancora rientra sul destro, poi pratica cade nelle sue stesse finte, scivola Scappaticci, la recupera Di Franco, c'è fallo probabilmente su di lui, no, l'arbitro lascia proseguire Raponi, palla in avanti verso Parisi, l'intervento di Fortunato con le mani prova a velocizzare adesso l'Arpino che provvederà al suo secondo cambio, esce con il numero 8 Cela al 20° del secondo tempo, entra Fiorini. Fuori Cela, dentro Fiorini, minuto 20 della ripresa, vediamo cosa cambierà lì davanti, si va a mettere proprio al posto di Cela che nonostante il numero 8 agiva come punta, comunque giocatore molto offensivo dell'Arpino, ha toccato pochi palloni così come i suoi compagni di reparto. Vitale, lancio verso Fanelli, Porretta non si fida e la scalcia in fallo laterale. Battuto fallo laterale con Vitale, c'è Fiore lì vicino, Vitale si muove, poi la dà Di Russo, ancora Vitale, adesso è minore il movimento degli attaccanti della Mistral. Di Franco, serve Fiore che non controlla benissimo, poi Fanelli ancora per Di Franco, ancora una volta il cross non è dei migliori ma servito comunque Parasmo, anticipato da Porretta e ci sarà corner, il terzo del match per la Mistral, battuto velocemente da Fanelli, il cross di Di Trocchio, prova ad arrivarci Parasmo, Forlini mette fuori, poi non riesce a ripartire Gabriele che solo in un secondo momento la controlla, Parisi, Pannozzo all'indietro per Di Franco, prova il dribbling, rischia qualcosa Di Franco, poi serve Di Russo, doppio velo Fanelli, gran palla per Parasmo che la mantiene in campo, punta Porretta, ancora una volta prova il dribbling, la mette dentro di testa Raponi, rischia l'autorete, la mette in corner sul cross di Parasmo. 22° della ripresa, 3-1 Fanelli per Vitale che ha tutto il tempo per crossare verso Fiore, si alza la bandierina però del guardaline, era arrivato di testa Fortunato se non andiamo errati ma non è riuscito
non era riuscito comunque a segnare, ma si era già alzata la bandierina sul colpo di testa di Fiore. Bandierina del signor Cozzuto della sezione di Formia, che era avvisato l'offside da parte del numero 7 della Mistral. Zolla prova un rilancio lungo, ma becca Di Russo di testa Vitale. Il pallone per Di Trocchio, ancora per Vitale. Prova il taglio Di Trocchio, posizione regolare. Di Trocchio contro Zolla, lo supera Di Trocchio. Di Trocchio, tripletta per lui. Ed è 4-1. Gran palla per Di Trocchio, che si è fatto trovare ancora prontissimo e ha messo la palla in rete al 68esimo. Hat-trick per lui. 4-1. Quarta rete, 3 gol, un assist per Di Trocchio, che praticamente si autoelegge così facendo migliore in campo della partita. Cambio al minuto 69. Esce Fiore, entra Di Florio. Secondo cambio per mister Parisella. Oramai la partita è in ghiaccio. Fiore, partita di sacrificio, alcuni errori. È suo il gol del 2-1. Ha messo un po' di errori in questo secondo tempo Stefano Fiore. Comunque una partita più che sufficiente. Entra al suo posto Di Florio, che sta cercando di raggiungere una forma migliore dopo i vari fastidi muscolari che ha avuto. Palla viene gestita in avanti, attenzione a Protano, poi l'intervento a liberare di Russo. Forlini, Gabriele, poi servito in avanti il nuovo entrato Fiorini, il cross di Protano, il colpo di testa e la palla sul fondo. Ci ha provato, anzi no, c'è stata anche una deviazione, ci aveva provato con la Francesco, secondo corner del match per l'Arpino. Dalla bandierina va a Protano, il cross sul secondo palo arriva Di Franco e sarà ancora corner per i biancorossi. 20 minuti al 90esimo, una partita che al momento almeno non ha nulla da dire sul 4-1 per la Mistral. Il cross arrivato fortunato, la palla è per Di Florio che può far partire il contropiede, è rimasto a terra Parisi, si ferma Pannozzo e Di Florio la mette in fallo laterale per permettere le cure a Parisi, che intanto si rialza lentamente. Pronto anche un altro cambio per la Mistral. Fiorini con le mani restituisce il pallone alla Mistral dandola a Vitale. Fortunato, palla in avanti gestita nuovamente poi da Fortunato. Fanelli, pallone poi finisce in fallo laterale in favore della Mistral. Andrà Di Florio con le mani, continua a giocare il modulo adottato in precedenza, 4-2-3-1 la Mistral, molto largo Di Florio, vediamo se lo vede Di Russo. Scende, palla al piede, Di Russo la dà a Parasmo, che non ha il giocatore dietro di lui, poi sbaglia tutto Vitale, uno dei rari errori di Vitale. La riconquista, o prova almeno a farlo, Di Russo, molto bene Pannozzo, ferma il suo diretto avversario, poi la dà Vitale, lo scatto di Di Franco, lo vede Vitale e con l'esterno lo serve in avanti, ancora pregevole questo lancio. Di Franco non capisce la profondità del passaggio, ma la riesce a salvare e guadagna un buon corner, il quinto del match per la Mistral Città di Gaeta. Sostituzione per l'Arpino, esce Merolle, entra con il numero 17 Piacenza. Pronti due cambi
per la Mistral. Vediamo, c'è Monforte, ma non adesso, non entrerà adesso, aspetta ancora un po' Parisella. Calcio d'angolo battuto da Vitale, che pensa di darla corta a Di Trocchio, poi ci riflette su e la dà adesso direttamente al centro dell'area di rigore. L'uscita di Zolla, che fa su il pallone, attenzione perché la Mistral l'è scoperta, prova la ripartenza l'Arpino con il pallone giocato in avanti per Fiorini. Rientra molto bene ancora Pannozzo, che la controlla, la gioca lì vicino a Siniscalchi, che però la getta via in fallo laterale. Eccolo il doppio cambio per la Mistral. Monforte sostituirà Fortunato. Poi pronto ad entrare in campo al posto di Fanelli Siniscalchi. Nascono quindi Fortunato e Fanelli per Monforte e Siniscalchi. Ovviamente Parisella, dopo aver acquisito il risultato, vuole cercare di preservare due giocatori importantissimi come Fortunato e Fanelli. Colpo di testa proprio di Monforte, la palla però resta lì con Fiorini, batti e ribatti, non capiamo cosa stia accadendo. Poi arriva Pannozzo, pronto a liberare, non c'è deviazione, la rimessa è dell'Arpino. Sedici più recupero alla fine della partita, con le mani ci proverà Gabriele, mette la palla dentro di testa, il rinvio, ma poi ancora Forlini che prova a servire in avanti i compagni di squadra, non c'è nessuno pronto ad approfittarne in area di rigore, quindi ci sarà il rilancio di Caso. Di Florio, la controlla Di Florio, la gioca all'indietro, poi Monforte spazza via verso Di Trocchio, lo scatto in avanti di Di Florio che riesce a controllarla, Raponi su di lui, commette fallo, calcio di punizione per la Mistral, danno il 5-2. Pronto anche il quinto e ultimo cambio per Parisella, pronto a entrare Castigliocaro ed esce Di Trocchio, tripletta e un assist per lui. Lascia il campo il vero e proprio mattatore del match. Calcio di punizione sarà battuto come sempre da Vitale. Una partita che è finita già da 20 minuti in pratica. Succede poco o nulla, la parata di Zolla. Il rilancio per Gabriele nell'insolita posizione dell'out sinistro, attenzione 5 contro 4 dell'Arpino, pallone per Scappaticci, prova il cross Scappaticci, la palla centrale ed è Di Russo a spazzarla via. Con le mani va Scappaticci, che serve però Di Florio, lo scatto provato da quest'altra parte, da parte di Castigliocaro, eccolo servito al primo pallone giocato, si gira Castigliocaro, si va a vedere Vitale, servito anche Vitale, palla per Parasmo, posizione regolare al centro, c'è solo Di Florio, Parasmo, Raponi chiude in corner. Sesto calcio d'angolo nel match per la Mistral.
Questa sarebbe una di quelle partite da box, da arbitro di box che dà il KO tecnico. Colpo di testa provato da Siniscalchi, praticamente tra le braccia di Zolla. Protano supera in dribbling Giunta che lo atterra. Calcio di punizione a favore dell'Arpino. Punizione battuta verso Gabriele, arriva Castigliocaro prima di lui, poi Parasmo vince il duello, poi prova addirittura un pallonetto, era fuori dai pali Zolla, lo sbaglia completamente Parasmo che poi chiede scusa a Castigliocaro che si era proposto in sovrapposizione. Sbaglia tutto Zolla, mette il pallone in fallo laterale, voleva servire Forlini, ecco perché dicevo precedentemente di un KO tecnico. Vedo che il buon Nicola Dell'Anno in coordinamento è d'accordo. 12 più recupero alla fine della partita, con le mani va Di Russo, si fa vedere Castigliocaro, riceve, si gira Castigliocaro, almeno prova a farlo su Gabriele, l'ultimo a toccare è lui, rimessa con le mani per la Mistral. No, la rimessa è in fallo, perché la rimessa sarebbe stata della Mistral, viene dato il calcio di punizione all'Arpino, anzi no, la rimessa con le mani, bah, un po' strana questa scelta del direttore di gara. Ancora rimessa per i biancorossi. Prova il rinvio Porretta direttamente dalle parti della panchina dell'Arpino. Quarto cambio per i frusinati, esce col numero 4 Colafrancesco, entra col numero 16 Mastroianni, minuto 35 della ripresa. Di Russo con le mani, si fa vedere Di Florio, ecco che riceve ancora verso Di Russo, prova il lancio in avanti ma lo sbaglia verso Castigliocaro. Porretta, Forlini, Raponi, ancora Forlini, prova a dargli fastidio Vitale, si torna ancora dalle parti di Porretta. Zolla prova a infastidirlo e ci riesce Parasmo, poi con una mano Forlini, poi rimane a terra lo stesso Forlini, atterrato fallosamente da Castigliocaro. Fallo di mano dovrebbe essere comunque punito con un'ammonizione, visto che ha interrotto un'azione pericolosa della Mistral. L'arbitro pecca in questo caso nel regolamento, rimane comunque a terra dolorante Forlini. C'è poco da dire, è una partita che fino a questo momento ha visto una sola squadra in campo, tante palle gol, oltre 4 gol segnati per quanto riguarda la Mistral. Un bel gol quello dello stesso Forlini al 16° del primo tempo, che impattava il risultato fino a quel momento, ma poi poco altro per quanto riguarda l'Arpino, anzi oseremo dire nient'altro per gli ospiti. Calcio di punizione in favore della squadra di Mister Parisella, non è stato ammonito Forlini per il fallo di mano, solo un ammonito finora di Franco per la Mistral. La punizione per i padroni di casa con l'Arpino in momentanea inferiorità numerica. A te Vitale, il pallone per Castigliocaro che mette dentro, anticipato Di Florio, poi la palla resta lì, fallo dello stesso Di Florio che ha travolto Zolla che è rimasto a terra, chiede che scusa Di Florio,
8 minuti al 90esimo, pronto a rientrare Forlini. Ristabilita la parità numerica. Il rilancio di Zolla. Colpo di testa di Di Russo, vitale. Pallone lungo per Castiglio Caro, si fa vedere lì vicino Parasmo. Castiglio Caro tra due, serve lo stesso Parasmo, chiuso il triangolo, palla dentro, Siniscalchi di testa per la corrente di Florio. Ha sbagliato la misura del passaggio, arrivano comunque gli applausi dalla panchina della Mistral. Controllo in avanti, adesso ci prova Mastroianni prima e Fiorini poi. Il pallone finisce direttamente in fallo laterale. Di Russo, Pannozzo. Una gara che non ha offerto un granché di tasso tecnico dal punto di vista soprattutto dell'Arpino. Ci è sembrata assolutamente una squadra di categoria. Ci dispiace dirlo ovviamente per i frosinati, ma una pessima partita da parte dei biancorossi. Bisogna aspettare prima di battere, c'è il cambio, l'ultimo cambio per l'Arpino al 39esimo della ripresa. Esce Protano. Entra col numero 14 Galante. 5 sostituzioni per parte già effettuate. I pochi tifosi presenti stanno abbandonando il terreno di gioco per una partita che anche sul 2-1 potevamo giudicare chiusa, visto che l'Arpino non era capace di entrare nella tre quarti avversaria. Però chiaramente poteva succedere sempre qualcosa, come il bellissimo gol di Forlini ci aveva fatto vedere al 16esimo del primo tempo. Ma insomma, una gara quasi già scritta, no? Da quello che abbiamo visto. Scappatici, prova a toccarla Parisi, poi il pallone viene recuperato in avanti, trova addirittura un numero Fiorini e poi viene rintuzzato da Castiglio Caro, che recupera palla di Russo, lancio in avanti verso Di Florio, la controlla Di Florio contro due, all'indietro per Vitale, di prima intenzione per Parasmo, sfortunato nell'occasione, la recupera ancora Di Florio, la palla dentro per Siniscalchi, un po' lunga su di lui, rientra Scappaticci, Siniscalchi all'indietro per Vitale. Vitale può provare la botta, rientra sul destro con l'esterno, prova a darla ancora a Siniscalchi, che però viene preso in fuorigioco. Comunque la palla però non era arrivata a Siniscalchi, quindi si apriva una nuova azione da regolamento. Non era da segnalare questo offside da parte di Cozzuto Di Formia, il secondo assistente dell'arbitro. Quattro e mezzo al 90esimo, il rilancio di Zolla, il colpo di testa di Galante, poi Pannozzo lo ferma, il rilancio verso Castiglio Caro, Porretta, Forlini, ancora una volta c'è una maggioranza numerica dei giocatori dell'Arpino che poi gettano via. Intanto il buon Nicola Dell'Anno, non potete vedere, io mi sono praticamente quasi steso, appoggiato alla tribuna, visto che la partita non ha più nulla da dire. Nicola Dell'Anno dal coordinamento mi fa sapere che se voglio posso anche stendermi del tutto, mi ha giustamente preso in giro. Pannozzo, Di Russo, prova a darle in avanti, Forlini arriva prima di lui, Castiglio Caro lancia sulla velocità, Siniscalchi ancora un po' lungo il passaggio per lui, punta Scappaticci che è molto bravo a fermarlo. Scappaticci probabilmente il migliore tra i suoi, prova adesso lo scatto Piacenza, Monforte lo ferma, Siniscalchi con Di Franco, la recupera poi Parisi, prova lo stesso Parisi, Di Franco vince un rimpallo, l'ultimo a toccare è stato Parisi, rimessa con le mani per la Mistral. Pannozzo per Di Russo, si apre Castiglio Caro pronto a ricevere, eccolo servito, raddoppio su di lui, guadagna un ottimo fallo laterale, una deviazione di Gabriele.
con le mani di Franco verso Di Florio. La palla viene recuperata e poi persa da Galante. Prova a ripartire velocemente lo stesso Di Florio, che però si porta il pallone in fallo laterale. Rimessa per l'Arpino, capitan Gabriele, che la gioca all'indietro per Porretta e poi alle parti di Izzolla. Il rilancio, il colpo di testa difensivo della Mistral, la recupera Raponi. Insomma, c'è veramente molto poco da dire. Forlini, scivolata Pannozzo, però imbecca comunque un avversario lì davanti che è Parisi. Parisi contro Di Russo e guadagna il corner, anzi la rimessa con le mani, rimessa con le mani per l'Arpino. Prova in quest'ultima parte del match ad affacciarsi dalle parti dell'area di rigore della Mistral, che non ha mai visto in pratica dal gol del momentaneo pareggio al 16° del primo tempo. Attenzione al colpo di testa, ed è arrivata la palla gol per l'Arpino con il colpo di testa di Parisi. Corner per i biancorossi, minuto 89. Parata di caso, il calcio d'angolo battuto e Parasmo chiude ancora in corner. Comincia adesso l'ultimo giro di lancette. Porretta dal bandierina, tutto l'Arpino in area di rigore avversaria, palla dentro con Parasmo che la sbroglia, la recupera Scappaticci col mancino sul secondo palo verso Raponi, la prende di testa numero 16 Mastroianni per Raponi, che però non ci arriva, è rimessa dal fondo per la Mistral. Di Franco, pallone per Siniscalchi, prova in velocità, coglie soltanto Gabriele, però poi la dà in avanti per Parisi. Parisi, il tocco sotto a favore di Fiorini, l'anticipo di Di Russo, Castigliocaro, Pannozzo, Di Russo, ancora Castigliocaro che di testa riesce a mantenere il pallone in campo ma la dà all'avversario, poi la recupera lo stesso Castigliocaro. Parasmo, lo scatto del 14, eccolo servito contro Porretta, poi Raponi anticipa Di Florio e mette il pallone in fallo laterale. 2 saranno i minuti di recupero, in questi casi sì, 2 minuti di recupero che già sono cominciati da 20 secondi. Monforte, Di Franco, ancora per Monforte e poi per Pannozzo, si apre sulla sinistra Di Russo, eccolo servito, Di Russo in avanti per Castigliocaro, rientra su di lui Forlini, il pallone per Parasmo, vediamo se riuscirà a tirare per l'ultima volta verso la porta avversaria la Mistral. Con Di Russo il cross, Porretta mette in corner. Se n'è andato il primo dei 2 minuti di recupero accordati da Tomolillo. Calcio d'angolo battuto dal limite, potrebbe provarci Giunta, il tiro di Giunta, che gol, che gran gol di Giunta, al pari di quello di Forlini nel primo tempo. Al 92esimo arriva la rete di Giunta dopo una buona partita da parte del numero 8, gran palla, non ha potuto niente Zolla. 5-1 per la Mistral, almeno Nicola ci sono stati i gol che ci hanno un po' riscaldati in questa domenica. Praticamente non c'è più tempo, si fa battere, ma infatti poi Tomolillo di Viterbo dice che va bene così, finisce 5-1 per la Mistral Città di Gaeta, i gol al 6° minuto del primo tempo di Di Trocchio, il pareggio al 16° di Forlini, al 22esimo il nuovo vantaggio di Fiore, poi doppietta
di Trocchio nella ripresa, quindi tripletta generale al 60esimo e al 68esimo per Di Trocchio, allo 92esimo gran gol di Gionta per il 5-1 finale. Io a questo punto vi saluto, ringrazio l'esterna 3 con Nicola Dell'Anno in coordinamento, vi lascio alle interviste di fine gara. Torna la vittoria, era imperativo vincere, la vittoria è arrivata larga, poteva esserlo ancora di più per la Mistral Città di Gaeta. Con mister Parisella a fine partita, allora mister, questa vittoria era, noi almeno l'avevamo presentata come d'obbligo per uscire, no, da queste due sconfitte, poi vedendo la partita, insomma, è finita 5-1, poteva finire ancora di più. Sì, oggi abbiamo preparato proprio la partita in questo senso, che avevamo un unico risultato, abbiamo fatto due partite dove c'era stata anche una bella prestazione da parte nostra, però non abbiamo raccolto niente. Avete detto, ragazzi, dobbiamo essere pratici, dobbiamo mettere subito la partita nel verso giusto, perché poi sono quelle partite che in un momento o un altro può cambiare e poi può diventare difficile, perché loro non avevano niente da perdere, noi invece dobbiamo ripartire in campionato, dobbiamo incrementare la nostra classifica, quindi era importante oggi fare la partita. Anche il primo tempo non mi è piaciuto perché ci siamo adeguati un po' al loro ritmo, quindi per noi è una squadra che gioca sempre con intensità, con gli esterni, con intensità maggiore. Alla fine del primo tempo mi sono arrabbiato, perché una squadra come la nostra, che è arrivata 4-5 volte davanti al portiere, non si possono sbagliare quei tipi di gol. E infatti noi ne abbiamo contate tantissime di palle gol sciupate, no? Lì davanti. Però che cosa ha pensato, visto il momento un po' difficile di questi gol che arrivano dagli avversari al primo tentativo, quando Forlini ha fatto un gran gol nel primo tempo, pareggiato? Ho detto che sono quelle classiche partite dove un tiro sbagliato pareggiano e poi si mette male, era quello che avevamo, ho detto, durante tutta la settimana, che noi in questa partita avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare. Però poi i ragazzi, secondo tempo, hanno fatto la partita, sono stati bravi, e quindi ci dobbiamo prendere il risultato per quello che è e prepararci subito per domenica, che abbiamo un altro derby importante, molto importante. Sì, per noi tutte le partite sono importanti, perché abbiamo bisogno di rimpinguare la classifica, perché la nostra squadra ha bisogno di mettersi in una condizione di classifica migliore, e quindi andremo a Terracina per fare la nostra partita. Mister, però abbiamo notato anche gli innesti, coloro che non giocano tantissimo, lo stesso Gionta titolare ha fatto una gran partita coronata da quel bellissimo gol nel finale, ma anche coloro che sono entrati come Castiglio Caro, per esempio, che si è visto di meno, è entrato subito in partita, sì. La sentiva. I ragazzi si stanno allenando tutti quanti bene, quindi tutti quanti sono pronti per poter giocare la domenica. La dimostrazione sta proprio nei cambi, dove chi è entrato ha fatto la parte sua. Gionta, che è un ragazzo che io conosco da molto tempo, l'ho avuto a Idri per 2 anni l'anno scorso a Fondi, so quello che mi può dare, aveva bisogno un po' di allenamento in più, aveva bisogno un po' di qualche stimolo in più, oggi ha dimostrato che in mezzo a noi ci può stare tranquillamente. E allora ci siamo ripresi da queste due sconfitte consecutive, forse stacchiamo quella zona della classifica che non compete alla Mistral per valori e per ciò che ci ha fatto vedere, comunque, a parte Itri, però dico, negli ultimi 2 mesi è sicuramente un Itri positiva, sì, si regge almeno per poco, quindi le faccio in bocca al lupo, fondamentale uscire almeno con un punto da Terracina? Sì, noi andremo sempre per fare il risultato, poi la partita può dire una cosa diversa, però i ragazzi devono capire che questi tipi di partite, questi derby come Idri, Cassino, Terracina, Sora, bisogna affrontare in un'altra maniera, con più convinzione, con più determinazione, perché sono partite fatte in un certo modo. Siamo con Francesco Grasso, volevamo Di Trocchio, la società ce lo ha negato, non sto scherzando. Intanto complimenti, spero che passerai a Di Trocchio. Francesco, come dicevamo prima col mister, serviva questo risultato per uscire da un momento un po' negativo e forse la peggior partita in assoluto con l'Itri, serviva una netto cambio di rotta, e oggi c'è stato 5-1 che, come dicevo col mister, poteva essere molto molto più ampio. Sì, è un momento negativo dovuto a due sconfitte consecutive che fino a domenica scorsa non erano mai arrivate nell'arco delle prime 11-12 giornate di campionato.
che sono venute fuori contro comunque le prime due della classe, col Cassino in un modo, con Litri in un altro, seppur la prima mezz'ora di domenica scorsa ha detto che la Mistral se la stava giocando alla pari con la compagine di Minieri, però poi il 4-0 finale ha dato ragione a loro e quindi era giusto oggi ricominciare in questo modo, con un avversario sicuramente diverso da quello delle ultime due settimane, che però soprattutto nei primi 20-25 minuti fino all'1-1 ci ha dato filo da torcere. Poi, come hai giustamente sottolineato, soprattutto il 2-1 all'intervallo ci stava completamente stretto per le 3-4 occasioni fallite prima dell'intervallo dai nostri attaccanti, e poi abbiamo giustificato nella ripresa quello che è stato il parziale, il risultato finale, poi con occasioni create a raffica che poi per fortuna siamo anche riusciti a concretizzare. Tu l'hai vissuta da di dentro ma anche dal di fuori, no? Questa settimana dopo la sconfitta di Itri, la doppia sconfitta, le due sconfitte consecutive, che aria tirava e se comunque continuava ad esserci la buona armonia delle ultime settimane o se qualcosa, qualche muso lungo? Sicuramente c'era la delusione per aver subito un passivo pesante in una sorta di derby, ecco. Però mister Parisale è stato bravo a far capire ai ragazzi che la prestazione fino al gol del 1-0 di Rossini c'era stata, perché avevamo creato 3-4 occasioni importanti da gol, soprattutto da calcio piazzato con Fanelli, e hanno lavorato proprio per mettersi alle spalle questa partita e ricominciare da oggi in questo modo qua, come nel modo in cui avete visto questi 90 minuti qui al Ricine Loggi contro l'Arpino. Ultima domanda, adesso sta per cominciare il mese di dicembre, che per i dilettanti è sempre un mese abbastanza movimentato, no? Per il mercato. Ci sono delle mosse, no, chiaramente non ce le dirai se quali sono, ma almeno se ce ne sono, qualche uscita e qualche entrata? Sì, siamo vigili sul mercato, stiamo lavorando già da qualche settimana in ottica dicembre. Penso che ci saranno diversi movimenti sia in entrata che in uscita, mettiamo così, almeno 4-5. Un aiuto, sai, quando uno fa i giochi di società dice chiedo l'aiuto, solo un aiuto per buttarci su una strada, solo questo. Vabbè, mettiamo la strada degli under, cerchiamo di metterne dentro più possibili per cercare di dare anche al mister più soluzioni possibili in quest'ottica.